Al Brianteo per Monza Ternana c'è Marco Signorelli. Stanno per rientrare in campo le squadre in questo momento allo U-Power Stadium di Monza, con il Monza che conduce 1-0 grazie al gol realizzato al quinto minuto da Dani Mota Carvaglio, che si è inventato veramente una rete stupenda calciando da circa 25 metri con un destro all'incrocio dei pali che ha sorpreso il portiere della Ternana Iannarilli. Poi al decimo minuto ha annullato il possibile gol del pareggio alla Ternana, rete di Pettinari, però era partito in fuorigioco Defendi, l'autore dell'assist. Poi due grandi occasioni per il Monza, in un caso Ghitti era calciato fuori praticamente con la porta spalancata davanti a sé, mentre al 34esimo c'è stato un mezzo miracolo di Iannarilli sulla deviazione di Pedro Pereira su assist ancora dell'autore del gol Mota Carvaglio. Vi leggo rapidamente le formazioni: Monza in campo con Di Gregorio, Caldirola, Marrone, Donati, Carlos Augusto, Mazzitelli, Barberis, Colpani, Pereira, Ghitchier, Mota Carvaglio. La Ternana con Iannarilli, Boben, Sorensen, Capuano, Defendi, Proietti, Agazzi, Martella, Partipilo, Falletti e Pettinari. Sta per ripartire il gioco quando il risultato dunque vede il Monza in vantaggio per 1-0 sulla Ternana. Studio Monza. A Monza invece si gioca già da 6 minuti in questo secondo tempo, Monza 1 Ternana 0, una partita che si è messa subito molto bene per i padroni di casa, che al quinto minuto con Mota Carvaglio hanno trovato la rete del vantaggio, un gran destro da circa 25 metri che è andato a pescare proprio l'incrocio dei pali alla sinistra dell'incolpevole Iannarilli. Ed è un Monza che poi ha fatto la partita, ha avuto due grandi occasioni, la Ternana ha provato a reagire ma non è mai riuscita a impensierire realmente il portiere dei Brianzoli Di Gregorio. È un secondo tempo che è iniziato in maniera equilibrata ma sembra comunque sulla falsa riga del primo, con il Monza che prova ad attaccare, Ternana costretta a reagire per cercare il gol del pareggio. È una Ternana che prova ad attaccare in questo momento, lo fa sulla fascia destra con un pallone in profondità a cercare l'inserimento del capitano Defendi, il cross in mezzo per un giocatore che accorre in questo momento, si trattava di Partipilo, il suo sinistro in corsa dal limite dell'area che è terminato alto sopra la porta di Di Gregorio. Ottavo minuto della ripresa a Monza, Monza 1 Ternana 0. Monza. Ventesimo minuto di gioco del secondo tempo a Monza, sempre con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 sulla Ternana, con tanti cambi effettuati nel periodo in cui non siamo stati collegati. Nella Ternana sono entrati Palumbo, Mazzocchi e Capone al posto di Capuano, Partipilo e Pettinari. Un cambio anche nel Monza con Patrick Ciurria che ha sostituito Ghitchier, dunque non cambia nulla, un attaccante per un'altra punta, un Ghitchier particolarmente impreciso oggi, clamoroso un suo errore nel primo tempo quando ha fallito una ghiotta occasione per il raddoppio praticamente a porta vuota. Poco fa c'è stata un'altra occasione, questa volta per Carlos Augusto, che però di testa ha mandato il pallone alto sopra la traversa. Linea Monza. A Monza si gioca da 27 minuti nel secondo tempo, c'è stato un altro cambio nel Monza con Sampirisi che ha preso il posto di Pedro Pereira. Non ci sono state grandi occasioni nel periodo in cui non siamo stati collegati, c'è stata però una buona iniziativa di Colpani che ha fatto il suo ingresso in area dal vertice sinistro, aveva la possibilità di servire un compagno, invece ha provato la conclusione personale che si è infranta contro la difesa della Ternana, sciupata dunque una potenziale buona occasione. Linea Monza. 34esimo minuto di gioco in questa ripresa a Monza, sempre il Monza in vantaggio per 1-0. Poco fa sono entrate forze fresche tra i padroni di casa, dentro Valotti, Barilla ed Alessandro al posto di Colpani, Barberis e dell'autore del gol che fino a questo momento decide il match, Dani Mota Carvaglio. In questo momento un calcio d'angolo per la Ternana, battuto ma respinto dalla difesa del Monza, il controcross di Martella, ma il pallone che termina direttamente tra le braccia del portiere Di Gregorio. Linea Monza.
37esimo minuto del secondo tempo all'Upower Stadium di Monza, con il Monza che conduce sempre per 1-0 sulla Ternana. Poco fa si è aperto uno spiraglio per D'Alessandro, ben servito da Ciurria in area. Il giocatore del Monza però è arrivato con un attimo di ritardo sul pallone ed è stato anticipato dal portiere umbro Iannarilli. Una Ternana che in questo momento prova a farsi vedere nell'area del Monza, il bel cross del giocatore Capone, che però viene anticipato da un difensore del Monza che prolunga il pallone, lo mette in calcio d'angolo. Sono trascorsi 33 minuti nel corso del secondo tempo. Regina 2, SPAL 1, linea Monza. Siamo più avanti a Monza, al 43esimo minuto del secondo tempo, sempre Monza 1 Ternana 0, con la Ternana che attacca, finora però senza convinzione. Al 40esimo la botta al volo di sinistro di Proietti, terminata alta sopra la traversa. Un minuto dopo ci ha provato Palumbo, però da molto lontano, nessun problema per il portiere brianzolo Di Gregorio, che ha bloccato il pallone, che in questo momento sta calciando una rimessa dal fondo a cercare un compagno. Siamo sulla fascia sinistra, nella metà campo della Ternana, con un fallo laterale in favore della formazione di casa, che sta per essere battuto dal capitano Giulio Donati. Dunque il Monza che cerca di gestire la situazione, di gestire il pallone come ha fatto per tutta la partita. A dire il vero, mancano soltanto un paio di minuti più recupero al termine di questa gara, che la formazione allenata da Giovanni Stroppa di fatto controllato dal primo minuto fino a questo momento, correndo pochissimi rischi. Questa che sarebbe la seconda vittoria in campionato per il Monza nelle prime 4 giornate. Dunque c'è ancora da stringere i denti per un minuto e mezzo più recupero. Siamo al 44esimo minuto, sempre Monza 1 Ternana 0. Perugia, Brughini. D'accordo, grazie. Monza. 49esimo minuto di gioco a Monza in questo secondo tempo. Si giocherà ancora per un paio di minuti, con la Ternana costretta ad attaccare all'inseguimento, alla ricerca del gol del pareggio. Così facendo ovviamente si aprono degli spazi. Poco fa ha cercato di approfittarne il Monza con un contropiede di D'Alessandro, che si è fatto tutto il campo, poi un po' perché era stanco, un po' per egoismo, forse non ha servito un compagno in buona posizione. Alla fine ha scaricato il pallone sulla corrente Ciurria, che però ha calciato una conclusione smorzata, che è stata anche deviata da un avversario ed è dunque terminata in calcio d'angolo. Niente di fatto, quindi il risultato non cambia quando manca ormai poco più di un minuto di gioco al triplice fischio. E arriva proprio in questo momento il pareggio della Ternana al 50esimo, il pareggio della Ternana con Capone, che dall'interno dell'area ha trovato un rasoterra di destro che è andato a infilarsi nell'angolino alla destra del portiere Di Gregorio, e dunque arriva a un minuto dallo scadere il pari della formazione umbra. 51esimo minuto di gioco del secondo tempo, Monza 1 Ternana 1. Perugia. Per il Benevento, che subisce gli attacchi dell'Aspi. C'è il finale da Monza, intanto Monza 1 Ternana 1. Le reti di Mota Carvaio nel primo tempo per i brianzoli e di Capone a un minuto dallo scadere della partita per la Ternana. Dunque Monza 1 Ternana 1.